Telestudio8.it presenta Sport Winner, ciclismo e mountain bike, un programma di Fabrizio Gulmini. Amiche ed amici granfondisti, un cordiale saluto a tutti da parte di Fabrizio Gulmini. Siamo a Mondovì, provincia di Cuneo, appuntamento con il circuito Coppa Piemonte Challenge Nikon Trofeo Hersel, circuito davvero importante e di riferimento non solo a livello regionale ma anche nazionale. Infatti molti sono gli atleti che si abbonano e partecipano alla Coppa Piemonte anche dalle altre regioni italiane. Il nostro servizio si apre subito con le immagini bellissime della città di Mondovì. Mondovì, che ricordiamo, è la quinta città della provincia di Cuneo per numero di abitanti e la 27esima della regione Piemonte. Fa parte delle cosiddette sette sorelle, le sette città più importanti della provincia insieme a Cuneo, ovvero Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Saluzzo. È situata tra la montagna, la collina e la pianura. Da un lato, infatti, la città guarda la pianura segnata dal fiume Po, che conduce a Torino, distante 90 km, dall'altro è posta su un colle che segna il limitare delle Langhe, la terra del tartufo e dei vini. Mondovì è a 63 km da Savona e dalla riviera Ligure, la separano le Alpi Marittime con le importanti stazioni turistiche per gli sport invernali di Lurisia, Frabosa, Artesina e Prato Nevoso. Ricordiamo anche città natale di Giovanni Giolitti. Mondovì è tra le città decorate alla valora militare per la guerra di Liberazione. Queste dunque le prime immagini di Mondovì, ma adesso noi ci siamo spostati nella zona di partenza della funicolare, un'altra pregevolissima caratteristica della città di Mondovì. Il nostro viaggio, partito proprio adesso, durerà pochissimi minuti e ci porterà a visitare l'antica Piazza Maggiore, questo meraviglioso catino medioevale. Ma intanto godiamoci queste immagini dell'ascesa, davvero straordinaria. Insomma, come potete vedere, Mondovì ci regala davvero tante piccole chicche e ne avremo molte nel corso del nostro servizio, che come sempre abbinerà l'aspetto sportivo a quello turistico per darvi modo di conoscere davvero al meglio le località nelle quali andate a correre. Tra l'altro ricordo che proprio nella Piazza Maggiore c'è anche il bellissimo Museo della Ceramica Morregalese, poi ancora il Museo della Stampa, a pochi passi dall'imponente e bellissimo Duomo di Mondovì, Cattedrale di San Donato, opera dell'architetto Francesco Gallo. E avremo proprio delle immagini dedicate soprattutto al Museo della Ceramica Morregalese e poi ancora a quelle che sono le cattedrali, e insomma davvero grande, grande spettacolo anche a livello turistico e paesaggistico. Intanto noi siamo passati con le immagini a quella che è la giornata di domenica, a pochi istanti alla via di questa 14esima edizione del Giro delle Valli Morregalesi Memorial Piero Gazzola. Ricordiamo i percorsi: la Gran Fondo misura 151 km, medio fondo invece che si assesta a 102 km. Dunque una gara decisamente bella ed appassionante sia per quanto riguarda il tracciato lungo sia per quanto riguarda quello corto, e poi naturalmente da segnalare il colle del Prel. Giornata molto importante anche dal punto di vista climatico, una bella giornata di sole, quindi questo faciliterà sicuramente coloro che decideranno di impegnarsi lungo il colle del Prel, ma non solo. Parliamo di numeri: 1400 gli atleti al via, qui Domenico Mantella, detto Pizzi, insieme a lui abbiamo visto anche Luca Asteggiano, sono le figure di riferimento per quanto riguarda il Giro delle Valli Morregalesi. Abbiamo visto anche Mauro Benedetti, tra l'altro organizzatore della Gran Fondo San Vincent e delle Prealpi Biellesi. Vi invito a rimanere con noi anche per vedere queste gare alle quali saremo presenti. Intanto scatta in questo momento il via ufficiale della corsa, si parte naturalmente in modo tranquillo da natura turistica. Intanto vediamo che davanti c'è anche un tandem, insomma anche questa è una versione diciamo inedita per quanto riguarda il mondo delle Gran Fondo. Se ne vede qualcuno ogni tanto, decisamente più impegnativo correre col tandem. Intanto qui vediamo il primo attacco di giornata da parte di Gualtiero Cappellino, siamo a 4 km dalla via ufficiale della corsa, è il primo scatto di giornata
come sempre ormai possiamo anche allineare alcuni servizi dove vediamo che gli scatti partono immediatamente. Ci è capitato qualche volta di vedere anche uno scatto iniziare davvero dalle primissime battute e poi chilometro dopo chilometro essere incrementato arrivando a vantaggi importanti, qualcuno è arrivato anche sul podio. Insomma, vedremo che cosa succederà in questa 14ª edizione del Giro delle Valli Moregalesi. E intanto la nuova testa della corsa, 7 chilometri con Gorini, Camussa, Leone e Cappellino. Cappellino dunque che è stato ripreso e durata più o meno 3 chilometri la sua fuga, partita davvero nelle primissime fasi di questa corsa. Gara decisamente impegnativa soprattutto per coloro che opteranno per il tracciato lungo, ma come abbiamo appena avuto modo di dire la giornata sicuramente è molto favorevole dal punto di vista climatico. Ricordiamo anche nella storia di questo Giro delle Valli Moregalesi delle edizioni con la pioggia che certamente hanno reso la vita molto difficile a tutti i ciclisti. Qui al 13° chilometro la salita di Morte con Gorini, Camussa e Leone che in questo momento stanno affrontando una delle prime asperità di questa giornata, distacchi che comunque restano contenuti almeno in questa frazione. Seguiamo dunque gli atleti che stanno affrontando questo tratto in salita che viene posizionato subito nelle prime battute della corsa. E intanto dietro arriva anche davvero molto nutrito il gruppo degli inseguitori, dal quale naturalmente ci aspettiamo qualche azione decisiva come quella che stiamo vedendo in questo momento da parte di Camussa e Leone, che sono a soli 10 secondi dalla testa della corsa. Ci provano naturalmente a tentare di ricucire il gap. E qui la torre civica, un'altra bellissima caratteristica del territorio di Mondovì, immagini che dedichiamo davvero molto volentieri. Guardate anche il diametro dell'orologio visibile anche da diversi punti della città, davvero un grande spettacolo. Queste sono le immagini esterne, ma naturalmente non potevamo non cogliere anche la bellezza del paesaggio proprio dalla sommità di questa torre civica, paesaggio davvero bellissimo. Ma una capatina naturalmente l'abbiamo fatta anche all'interno in questo percorso. Vedete le immagini che ci fanno vedere anche le caratteristiche tecniche che regolano questo pendolo. Insomma, uno spettacolo nello spettacolo, meta di tanti visitatori questa torre, e naturalmente l'invito è quello di farci una cappatina nel corso dei prossimi appuntamenti ciclistici e non solo, se volete vivere una giornata in tutto relax in quel di Mondovì. Chiudiamo questa clip con un'altra bella immagine panoramica dalla sommità della torre civica, mentre adesso ritorniamo a seguire in diretta la corsa. Siamo alla 47° chilometro, testa della corsa con un solo atleta al comando, mentre intanto arrivano gli inseguitori. Vedete il gap davvero sostanzioso, 1 minuto e 33, gruppo che si presenta decisamente compatto, quindi un vantaggio davvero rassicurante per ciò che riguarda la testa della corsa con Yuri Gorini della Genetic Cycling Team, quando ormai sono 50 i chilometri di gara, quindi decisamente un vantaggio importante. Pedalata molto molto energica la sua, naturalmente prova ad allungare, ad incrementare il proprio vantaggio. Vedremo anche che cosa decideranno di fare gli inseguitori per tentare di non lasciare andare troppo in solitaria questo atleta. Qui intanto siamo sulla salita di Briaglia, 7 chilometri più avanti. Siamo dunque al 57° chilometro della corsa ed è sempre in solitaria la testa della corsa, tratto in salita che viene seguito anche dal pubblico che si è assiepato lungo il percorso di gara per seguire questa appassionante 14ª edizione del Giro delle Valli Moregalesi organizzato dal Ciclo Amateurs con Domenico Pizzi Mantella e Luca Astegiano. Seguiamo dunque questa corsa, vediamo anche che cosa succede nel gruppo degli inseguitori.
colori che ci sembra di vedere sullo sfondo. Passaggio proprio della testa della corsa in quel di Briaglia e naturalmente ci attendiamo qualche azione risolutiva, anche se a giudicare dalle immagini che ci sta proponendo la regia, il portacolori del team Genetic Cycling Team sta naturalmente spingendo a tutta, anche in questo tratto in discesa, mentre intanto si arriva a Vicoforte. Vicoforte, un'altra località davvero importante anche dal punto di vista turistico. Avremo una clip dedicata al santuario di Vicoforte, questo monumentale complesso architettonico, tra l'altro con una chicca davvero straordinaria a livello mondiale. Ne parleremo diffusamente nel corso delle immagini che vedremo, mentre intanto passiamo a coloro che stanno inseguendo la testa della corsa: Gallesi, Camussa e Castelnuovo sono a 30 secondi dalla testa del gruppo. Vedete alle loro spalle però in fila indiana ci sono tutti gli altri concorrenti, mentre Yuri Gorini continua naturalmente imperterrito, anche se come abbiamo visto ha perso diversi secondi, mentre ora passa in quel di Lisio, gruppo degli seguitori che si sta facendo sempre più sotto e non potrebbe che essere altrimenti, quando intanto i chilometri di gara sono arrivati a 79. Godiamoci queste immagini che ci fanno vedere anche il paese di Lisio che attraversiamo insieme alla testa della corsa in questo scenario davvero bellissimo. Ed ora le immagini ci portano in questo momento a dare spazio ancora una volta all'arte, alla storia del territorio di Mondovì. Qui nelle immagini la cattedrale di San Donato, la chiesa principale di Mondovì e cattedrale della diocesi omonima. Tra le particolarità di questa chiesa, l'altare della chiesa rinascimentale, datato 1507, ora conservato nella sala capitolare, ed ancora un antico busto di Papa Pio V, donato da Pio IX nel 1872, e diversi dipinti risalenti al XVII e XVIII secolo. La decorazione pittorica e gli stucchi degli interni sono stati eseguiti a metà dell'Ottocento. Il presbiterio e l'altare maggiore sono decorati da grandi affreschi, mentre nel catino absidale troviamo il martirio di San Donato. Nella cupola invece la glorificazione di San Pio V, nel presbiterio l'incoronazione di Maria. Piccolo gioiello dello stile rococò del Settecento è la cappella del suffragio con crocifisso in alabastro della fine dello stesso secolo. L'attuale Duomo è la quarta sede della chiesa vescovile di Mondovì. Le prime due erano sulla cima meridionale del colle nel terziere di Vico. La terza, una grande chiesa gotica dedicata a San Francesco, era nel sito attuale e fu abbattuta per fare posto alla nuova costruzione disegnata da Francesco Gallo già nel 1739. Dunque ancora storia all'interno del nostro servizio televisivo, che abbina l'aspetto sportivo a quello turistico, paesaggistico ma anche religioso, come abbiamo appena visto. Intanto siamo ritornati con le immagini sulla corsa, corsa che si sta avvicinando anche alla conclusione per ciò che riguarda la prima parte della nostra sintesi. L'appuntamento è davvero tra pochissimi secondi per il Giro delle Valli Moregalesi. Rimanete con noi. Sport Winner, ciclismo e mountain bike. Giro delle Valli Moregalesi, 14ª edizione, tra sport e turismo. E adesso attenzione alle immagini davvero straordinarie del Museo della Ceramica, museo che nasce nel 2010 dalla collaborazione tra la Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì ed il Comune, sulla base delle collezioni Baggioli e Levi donate da Marco Levi ed integrate da numerose donazioni e comodati di privati cittadini. Il museo ha
sede nel prestigioso Palazzo Fauzzone, che si affaccia sulla Piazza Maggiore ed accoglie il visitatore in un ambiente decorato da affreschi, tappezzerie, stucchi e specchiere sapientemente restaurati. Qui intanto stiamo vedendo una particolare della sala multimediale. Sono oltre 600 le ceramiche esposte e 2000 i pezzi custoditi nei depositi visitabili destinati a studiosi, collezionisti, cultori della materia. L'avventura del distretto industriale morregalese della ceramica inizia in età napoleonica. La produzione della terraglia, materiale innovativo della rivoluzione industriale usato per stoviglie a costi contenuti, segna nell'Ottocento e nel Novecento la cultura e l'economia della città di Mondovì e di un ampio distretto, Villanova, Roccaforte, Chiusa di Pesio, Vicoforte, Monbasiglio, generando simboli visivi caratteristici e inconfondibili, tra cui il galletto dalla coda variopinta e le vivaci decorazioni a spugna intagliata. La visita al museo è divisa in due grandi sezioni. La prima è dedicata ai caratteri della produzione e ruota attorno alla magia della terra, che diventa oggetto utile attraverso l'uso sapiente delle mani e della tecnologia. L'altra invece è caratterizzata dalla storia del fenomeno industriale, alle famiglie di imprenditori e all'evoluzione economica. Tra l'altro, in chiusura della clip abbiamo visto anche uno dei laboratori dedicati anche ai più piccini. E qui siamo sulla testa della corsa, capitanata da Simone Sguerri. Simone Sguerri che ha preso il comando della gara, mentre intanto vicinissimi, a soli 10 secondi, ci sono gli inseguitori. Gruppo davvero molto molto nutrito. Vedremo cosa riuscirà a fare Sguerri in questo frangente di gara, quando ormai ci stiamo avvicinando sempre di più al traguardo finale. Castelnuovo, Magnaldi e Mandrile, questi i primi tre atleti davanti nel gruppo degli inseguitori. Gara che si fa decisamente interessante, mentre qui nuovamente la testa della corsa con Simone Sguerri che passa tra gli applausi del pubblico, mentre da questa immagine dall'alto possiamo vedere gli inseguitori ma anche le bellezze di questo territorio. Una bella inquadratura frontale che ci dice che purtroppo gli inseguitori hanno perso qualche secondo. Siamo a 20, quindi Sguerri ha decisamente allungato, seppur di pochi secondi. Francamente ci aspettavamo qualche azione un pochettino più decisa visto il distacco risicato. Invece Sguerri è riuscito a dare un nuovo impulso alla corsa. Lo vediamo attraverso questa immagine. Sguerri naturalmente ci crede, vuole ottenere il massimo risultato, salire sul gradino più alto del podio. In questo momento la situazione sembra volgere decisamente a suo favore, ma naturalmente, come sappiamo, nelle gare tutto ancora può succedere, anche se Sguerri davvero ci sembra in forma decisamente importante. Continuiamo a vedere non solo la gara ma anche qualche scorcio che ci regala il paesaggio in questa bella giornata di sole. Tra l'altro in questa stagione possiamo dire che ci siamo imbattuti spesso in gare dove il sole purtroppo non è stato assolutamente amico, ma al contrario è stata la pioggia. Qui attenzione, siamo ad uno dei momenti certamente più importanti di questo Giro delle Valli Moregalesi, la salita al Colle del Prella, salita davvero impegnativa, lo avete visto anche dal cartello. Distanza importante, ben 11 chilometri. Gli inseguitori hanno perso ancora purtroppo rispetto alla testa della corsa. Siamo a 30 secondi. Avete visto nel corso delle precedenti immagini, quindi i vari rilevamenti, più 10, più 20 e adesso più 30 secondi. Sguerri dunque incrementa il suo vantaggio, mentre Mancini, Castelnuovo e Botasso, che sono i primi tre atleti del gruppo degli inseguitori, ancora non si sono messi d'accordo per tentare un'azione che sia risolutiva, mentre Sguerri naturalmente si sta avvantaggiando per tutta questa situazione. E adesso parliamo di un'altra bellezza del territorio di Mondovì, ovvero il santuario di Vicoforte, questo monumentale complesso architettonico ammirabile in tutta la sua grandiosità. Dall'ampio piazzale antistante rivela le diverse fasi costruttive succedutesi nell'arco di oltre due secoli. I lavori intorno
intorno alla facciata centrale, infatti furono portati a termine nel 1832, mentre nel 1891 alla presenza del re fu inaugurata l'ultima serie di lavori e ritocchi. Al centro della piazza la statua del duca Carlo Emanuele I di Savoia, inaugurata nel 1891 in onore di chi più di altri volle la costruzione del grande tempio. La parte inferiore dell'imponente costruzione, iniziata nel 1596 dall'architetto Ascanio Vitozzi, presenta le caratteristiche tardo-rinascimentali. In alto l'imponente tamburo che sorregge la cupola ellittica, opera dell'architetto Francesco Gallo, che fu costruita attorno al 1710 e si erge imperiosa a definire il corpo centrale della splendida costruzione. Tra l'altro questa cupola ellittica è la più grande a livello mondiale, solo per questo andrebbe davvero visitata. E noi adesso ritorniamo sulla corsa. Roberto Napolitano, team Cinelli Glass & Go a un minuto dalla testa della corsa. Vedremo dunque se questa azione, la più importante ormai quando ci si avvicina sempre di più al traguardo finale di questa 14ª edizione del Giro delle Valli Moregalesi, è stata messa a segno da Roberto Napolitano, che naturalmente insieme a Sguerri stanno dominando questa ultima frazione di corsa. Sguerri è arrivato intanto al 121esimo chilometro, salita del colle del Prel, 11 chilometri davvero emozionanti e straordinari, di grande fatica e sudore, in uno scenario davvero straordinario, una caratteristica fondamentale che rende famosa la Gran Fondo delle Valli Morregalesi anche per questo 2011. E poi, diciamoci la verità, fare il colle del Prel in una giornata come questa è davvero impagabile, anche se nel tempo, come vi ricordavo all'inizio di questa sintesi, abbiamo assistito ad ascese al colle del Prel anche in condizioni meteorologiche davvero proibitive. Sguerri naturalmente ci crede per il grande risultato. Dobbiamo anche vedere come affronteranno il tratto in discesa, chi tra questi due atleti sarà il più veloce prima di portarsi al traguardo. Certo Napolitano sta recuperando e ci sta credendo davvero tantissimo. Noi intanto ne approfittiamo per vedere ancora delle belle immagini, in questo caso della chiesa di San Francesco. Ci siamo occupati molto in questa nostra trasmissione anche dell'aspetto religioso del territorio morregalese. D'altronde sono davvero straordinarie queste chiese, questi santuari, ed il turismo religioso è certamente una componente importante nell'economia locale. Abbiamo visto anche il Museo della Ceramica, la Torre Civica, immagini davvero straordinarie che ci fanno ricordare davvero quanto sia bella Mondovì e quanto sia spettacolare il tracciato sul quale si muove questa Gran Fondo, questo Giro delle Valli Moregalesi. Alla destra del teleschermo vediamo sempre Simone Sguerri e Roberto Napolitano, i due protagonisti di quest'ultima frazione di corsa. Attenzione, perché Napolitano è riuscito a ricucire il gap che lo divideva con Sguerri ed è grande finale tra questi due corridori per vincere questa gara. Davvero grande, grande battaglia. Complimenti a Roberto Napolitano, autore di una azione davvero straordinaria quando mancavano pochi chilometri alla finale di questa corsa. Ci ha creduto davvero tantissimo, riuscendo a rosicchiare secondo dopo secondo il minuto di vantaggio che aveva preso Sguerri nei suoi confronti. E intanto la corsa si è portata in quella di Mondovì. I due atleti naturalmente si studiano, siamo ormai sul rettilineo d'arrivo per il grande finale. Parte in questo momento lo scatto da parte di Sguerri alla sinistra del teleschermo, gli va dietro Napolitano. Napolitano sembra perdere qualche secondo, irraggiungibile Sguerri in questa fase di gara, che spinge ancora più sui pedali, ci riprova di nuovo Napolitano, ma ormai nulla può contro lo strapotere di Simone Sguerri, che va così a vincere il Giro delle Valli Morregalesi. È stato un finale davvero emozionante che rivediamo grazie alla regia prontissima. Vedete lo scatto di Sguerri alla sinistra del teleschermo, in questa frazione Napolitano sembra davvero riuscire a riprenderlo, spinge davvero a tutta, Sguerri si volta indietro, ma Napolitano purtroppo non riesce ad avere quello scatto decisivo.
che non gli permette di salire sul gradino più alto del podio. Ma davvero grandi complimenti al portacolori del team Cinelli Glass & Go, che è riuscito davvero ad emozionare e a rendere questo finale davvero unico. Vince Simone Sguerri la 14ª edizione del Giro delle Valli Moregalesi davanti a Roberto Napolitano e Paolo Castelnovo. Intanto qui l'arrivo della Gran Fondo al femminile. Team Cinelli Glass & Go ancora sul gradino più alto del podio con Cristina Leonetti, seguono Olga Cappiello e Daniela Passalacqua, ma adesso attraverso la grafica vedremo nel dettaglio tutti i risultati di questa Gran Fondo, sia in ambito maschile sia naturalmente in ambito femminile. E partiamo con i risultati della Gran Fondo. Vince Simone Sguerri 4:22:02, Roberto Napolitano 4:22:04, Paolo Castelnovo 4:25:33, Elia Rebecchi 4:25:34, Alberto Botasso 4:25:35. Risultati della gara Gran Fondo femminile con la vittoria di Cristina Leonetti in 4:55:30, seconda Olga Cappiello 5:04:10, terza Daniela Passalacqua 5:10:44, seguono Irene Gemignani 5:15:15 e Sabrina De Marchi 5:24:02. Dal percorso Gran Fondo classifiche finali maschile e femminile passiamo alla Medio Fondo uomini, vinta da Michel Chocol in 2:40:56, secondo Alessandro Fancello 2:40:57, terzo Leonardo Viglione 2:41:20, quarto Matteo Podestà 2:41:21, quinto Marco Grimaldi 2:41:32. Risultati anche per quanto riguarda la medio fondo femminile, vinta da Ilaria Viglione in 2:56:10, seconda Raffaella Palombo 2:56:25, terza classificata Monica Cueli in 3:00:17, quarta Martina Scoppa 3:04:46, quinta Elisabetta Ricco 3:05:43. Le sensazioni di questa Gran Fondo sono state bellissime perché hanno un percorso bellissimo, nel finale veramente duro. È stato fuori il mio compagno per 70 km, ho cercato di risparmiarmi e dopo sono uscito io in salita. Poi in finale mi è rientrato un ragazzo che è stato bravissimo anche, però avevo crampi, però insomma dai, ce l'ho fatta spuntare in volata, va bene così. È stata una corsa veramente molto impegnativa, soprattutto il collo del Prele è stato veramente ma veramente duro, delle pendenze molto molto pesanti. È andata molto bene, sono riuscita a staccare una delle mie avversarie in cima a Viola Sangré. Dopodiché ho fatto un po' la matta in discesa e non è più riuscita a rientrare. Ho gestito come al solito il vantaggio e sono arrivata all'arrivo stanca ma veramente tanto felice. Il percorso del Moregalesi è un pochino più impegnativo rispetto a quello della Gran Fondo della volta scorsa di Bra, c'è un pochino più di salita. L'organizzazione è stata più che buona, il tempo ha retto alla grande e io sono abbastanza contento, sono riuscito a vincere la gara in volata e quindi direi che è una giornata più che positiva. Conoscevo già il percorso perché avevo già fatto la gara nei 2 anni passati, quest'anno sarà perché stavo meglio, l'ho trovato più facile, più pedalabile, ho trovato la giornata giusta e sono proprio contenta. La prima volta che vinco una gara, quindi per me è il massimo, sono proprio felice. Fortunatamente siamo stati beneficiati da una giornata eccezionale. Il panorama era splendido, la gente ha potuto vedere Mondovin in che posto bellissimo si trova. Abbiamo avuto una partecipazione di nuovo nutritissima, soprattutto negli ultimi giorni sono arrivati un fracco di iscritti che non pensavamo più di avere. È andato tutto bene, grossi incidenti non abbiamo avuto, tutto sommato non possiamo lamentarci. Speriamo di essere ancora qui per l'anno 21, di avere la forza di poter organizzare, perché da certi settori le forze stanno venendo sempre meno, purtroppo no, è sempre più difficile organizzare le gare. Comunque ci proveremo e provo a dare un appuntamento per il prossimo anno, sperando di ripetere una giornata bella come oggi. Telestudio8.it ha presentato Sport Winner, ciclismo e mountain bike, un programma di Fabrizio Gulmini. Arrivederci alla prossima puntata.